Buongiorno amici blucerchiati, bentornati sul canale YouTube di Meme of Sampdoria. Nuovo appuntamento con le pagelle delle partite della Samp. Ci troviamo a commentare una nuova sconfitta, la seconda consecutiva, questa volta in casa contro il Bologna. Nel giorno dopo, nell'analisi un pochino più a freddo di questa sconfitta che comunque pesa, secondo me bisogna prendere le cose con un certo equilibrio. Diciamo che questo risultato, a mio giudizio, spegne definitivamente gli entusiasmi che ci avevano o avevano fatto parlare, pensare a qualcuno di posizioni, alta classifica, altri obiettivi. Ed è giusto che sia così perché la Sampdoria non ha, diritto, secondo me, in questo momento di pensare a quel tipo di dimensione. D'altra parte, però, non bisogna neanche eccedere con le letture negative e iniziare a parlare di tutto sbagliato, di rischiamo di retrocedere. Certo, l'obiettivo deve rimanere la salvezza, meglio se tranquilla e non sofferta come nella stagione scorsa. La partita l'ha vinta il Bologna 2-1. Andiamo a vedere uno per uno i giocatori blucerchiati come si sono disimpegnati in questo incrocio con tanti ex a partire dal allenatore del Bologna, Siniša Mihajlović. Iniziamo da Emil Audero, 6,5 per il nostro portiere, continuità nelle sue prestazioni, non ha colpe sui gol, fa una bella parata su Palacio nel primo tempo, una bella uscita su un cross di Barrow travolgendo sempre Palacio, dimostrazione di personalità, sicurezza anche sulle uscite alte, sulle uscite basse, che erano caratteristiche, insomma, su cui veniva maggiormente criticato nelle stagioni scorse. Nel finale ne para un altro a Palacio, evitando il gol del 3-1 al Bologna. La difesa, Bartosz Berezinski 6, balla e tanto quando Barrow lo punta. Infatti, il principale momento negativo della sua partita è il gol del 2-1, in cui Berezinski si trova a fronteggiare senza raddoppio il giocatore gambiano del Bologna che crossa e trova Orsolini dall'altra parte. Quindi Berezinski per tutta la partita e ci riesce spesso, prova ad anticipare l'esterno sinistro del Bologna in fase offensiva. Offensiva, fa una partita secondo me sufficiente e ancora un po' da migliorare l'intesa su quel binario con Antonio Candreva. Maya Yoshida 6 per il giapponese, l'ho visto poco impegnato, il Bologna non gli ha messo un uomo a girare da quelle parti, quel poco che ha dovuto fare secondo me il giapponese l'ha fatto con il consueto ordine e la solita pulizia. Colley 5,5, il ritorno del centrale gambiano alla sua terza partita in campionato dopo un po' di panchine non è da buttare, secondo me, buona prova per concentrazione ed efficacia, in realtà però è corresponsabile secondo me con Arreggini nel gol del 2-1 del Bologna, perché è vero che lo segna Orsolini, che dovrebbe essere controllato dal terzino sinistro da Vasco Regini appunto. Colley però si fa scappare Palacio, arrivano insieme Palacio e Orsolini, poi alla fine la prende Orsolini, ma ci sarebbe potuto arrivare tranquillamente anche Palacio, quindi questa è secondo me l'unica sbavatura per una prova altrimenti sufficiente del centrale gambiano. E abbiamo detto di Regini, il ritorno in campo del terzino sinistro e centrale classe 91 non è decisamente felice, voto 5. È una partita che è un mix di disattenzioni e sfortuna, rappresentata perfettamente dall'episodio cruciale dell'autogol. Regini è completamente solo su questo calcio d'angolo. È vero che è anche sfortunato perché la palla gli spunta da questo calcio d'angolo battuto da Orsolini. Tra l'altro, la beffa è che il calcio d'angolo nasce da una giocata in realtà buona di Regini che, puntato da Orsolini, lo ferma e mette in corner. Anche il gol del 2-1 è vero che non è una lettura facile con Orsolini che gli taglia alle spalle, il cross di Barrow è molto bello a scavalcarlo, però anche lì la responsabilità è sua e Orsolini prende anche una traversa nel primo tempo scappando sempre da quelle parti, quindi è una partita, è un rientro in campo non positivo, non felice per Vasco, sostituito poi nel finale di partita da Jankto, al quale non diamo voto, senza voto il centrocampista ceco, oggi adattato a fare il terzino sinistro. Se vi ricordate nelle precedenti pagelle io avevo detto che mi sarei aspettato già a Cagliari questo tipo di soluzione, perché secondo me Jankto la può interpretare essendo giocatore fisico, solido in fase difensiva e con buona gamba, buona corsa per andare a sovrapporsi a Mikael Damsgaard o chi dovesse giocare da quella parte. Quindi per oggi non lo giudichiamo perché anche appunto è entrato in un momento della partita a cose già compromesse, a squadra già ampiamente sfilacciata, però secondo me è da rivedere in questo ruolo nel caso in cui manchi Augello soprattutto.
Centrocampo, Antonio Candreva, 6 e mezzo, secondo me il migliore in campo della Samp, lucido, molto qualitativo nel palleggio e nelle soluzioni ricercate, di destro, di sinistro, una quantità industriale di cross messi in mezzo, di corner calciati bene, uno di questi ha fatto nascere il gol dell'1-0 di Torsby, anche il tiro in porta che ha impegnato Skorupski nel primo tempo e quindi una prova di qualità. Abbiamo bisogno di un giocatore così, Antonio Candreva. Quindi migliore in campo in questo San Bologna per quanto riguarda i blu cerchiati. Vicino a Candreva ha giocato Morten Thorsby che è andato in gol, prestazione sufficiente secondo me del centrocampista norvegese 6, si è molto dovuto spendere ancora di più del solito rispetto al solito per la nuova disposizione tattica e poi ne parleremo. Ranieri ha scelto questo 4-5-1 di fatto più che un 4-3-3 chiedendo, visto che Quagliarella non aveva neanche una mezza punta, un trequartista che gli girava intorno, chiedendo ai centrocampisti di accompagnare. Lo ha fatto soprattutto Thorsby, che aveva come incarico principale, anzi ne aveva due, quello di andare a saltare sui rinvii di Audero della nostra difesa per cercare di spizzare la palla per Quagliarella. In un paio di situazioni ci è riuscito e poi in fase difensiva doveva sia dare un occhio a Svanberg sia uscire su Tomiyasu quando il Bologna impostava col suo centrale giapponese di sinistra. Ha perso un po' di lucidità ma ha trovato il gol e quindi continua a essere una conferma il centrocampista classe 1996. Vicino a lui ha giocato Ekdal, al quale do purtroppo 5. Ekdal è un giocatore che a me piace tantissimo, ma continuo a vederlo in difficoltà e secondo me rappresenta le difficoltà e la sofferenza del centrocampo della Samp in certi tipi di partite, in certi momenti della partita, in quei lunghi frangenti in cui la squadra si difende bassa e fa fatica a ripartire. Lui oggi, nonostante avesse due mediani vicino, ha toccato pochi palloni e questa è una cosa che penalizza questo tipo di giocatori, di centrocampisti. E se non altro, dal punto di vista difensivo, si è annullato con Soriano, che abbiamo visto poco e che gravitava da quelle parti. Vicino a Ekdal, sul centro-sinistra, giocava Adrien Silva. Io ero molto curioso di vedere la prestazione del portoghese per la prima volta dal primo minuto in campionato. 5,5, anche qui stesso discorso, essendo poco coinvolto, toccando non abbastanza palloni per entrare in ritmo nella partita, ancora non l'ho visto. Non sono riuscito ad apprezzarne le qualità che indubbiamente ci sono, ci devono essere. Highlight della sua partita è l'assist con cui manda Quagliarella tu per tu con Skorupski. Purtroppo l'attaccante campano calcia sul fondo, ma lo voglio rivedere. Adrien Silva, chissà se a cose normali e avendo tutti a disposizione con una squadra in buone condizioni, potremo vederlo centrocampista centrale più nel cuore della manovra. A sinistra Mikkel Damsgaard, 5,5, piccolo passo indietro secondo me nella prestazione del giovane danese che non è stata negativa totalmente, intendiamoci, ci ha fatto vedere le ormai note qualità tecniche con la palla tra i piedi, dribbling destro-sinistro, poi però spesso ha vanificato quel tipo di giocata sbagliando l'apertura dall'altra parte. Comunque non è successo niente, vogliamo rivederlo ancora. Ovviamente un giocatore di 20 anni quando la squadra non gioca una partita particolarmente brillante ci sta che si eclissi un pochino. Fabio Quagliarella, 5, e un'altra prestazione molto molto difficile per l'attaccante blu cerchiato che stavolta, come detto, non ha neanche una parvenza di compagno di reparto. Secondo me sono emblematiche le due occasioni che lui prova ad inventarsi nel primo tempo, una su una spizzata di Torsby e una sul lancio che arrivava da lontanissimo di Candreva. Quagliarella era sulla tre quarti, aveva uno o due difensori del Bologna davanti, ha detto: provo il gol alla Quagliarella, tentando queste conclusioni da tre quarti campo che non gli sono uscite neanche male, ma secondo me sintomatiche della sua solitudine che lui per primo percepisce. Ho dimenticato di citare Ramirez, che è l'altro subentrato, è entrato al posto di Adrien Silva, anche lui 5, e purtroppo incappa nella ormai solita prestazione di quest'anno. E dispiace perché io personalmente sono legato a buoni ricordi e buone sensazioni verso il trequartista uruguagio. Però anche oggi è entrato in un momento in cui la squadra stava iniziando ad allungarsi, a sbandare, a perdere le distanze, a giocare pochi palloni e il possesso del Bologna ci stava ormai facendo soffrire definitivamente. Emblematica secondo me la giocata che l'ha portata all'ammonizione, cioè palla tenuta un po' troppo, attirando il raddoppio, palla persa e poi una mezza scalciata su Nico Dominguez del Bologna che gliel'aveva rubata, che gli ha causato l'ammonizione. Quindi quel solito purtroppo nervosismo che non aiuta in questo tipo di partite.
Chiudiamo con il mister Claudio Ranieri, a cui do 5 e mezzo oggi. È stato interessante ascoltarlo nel post partita. Lui per primo ha detto che questo tipo di disposizione si è sentito costretto a metterla in campo, cioè il 4-5-1 con Quagliarella completamente solo davanti, perché con i giocatori a rientro dalle nazionali e con attaccanti di supporto non a disposizione, perché Gabbiadini era sì in panca, ma evidentemente non pronto, e Keita fino a fine dicembre non lo vedremo. Evidentemente questo è un segnale definitivo, temo, per Nino Lagumina, che oggi non ha neanche visto il campo. Tra l'altro, due sole sostituzioni. Ecco, mi sarei aspettato qualcos'altro, mi sarei aspettato Verre magari per provare a ribaltare o riacciuffarla. Quindi lui per primo ha detto che non vorrebbe mettere in campo questo tipo di formazione. I difetti della squadra li conoscevamo. Ieri sono venuti proprio, sono stati esaltati da questo tipo di partita, cioè le poche alternative per creare occasioni da gol. Ieri avevamo due soluzioni: il lancio lungo per Torsby, quindi la palla alta, oppure la discesa. Abbiamo attaccato praticamente solo a destra con i cross di Candreva. Chiudo con le sensazioni contrastanti che mi ha dato l'espulsione di Claudio Ranieri verso il finale di partita per proteste verso l'arbitro, accusato di essere troppo indulgente verso le, secondo me, fisiologiche perdite di tempo del Bologna, che era in vantaggio e si prendeva qualche secondo in più per rimettere la palla in gioco. Da un lato mi dispiace perché intacca un po' l'immagine che abbiamo di Ranieri, che è il grande aplomb, la grande sportività, l'educazione che tutti gli addetti ai lavori gli riconoscono. Dall'altro però mi fa piacere perché, non che avessi dubbi, però dimostra di tenerci e di non farsi andare giù facilmente questo tipo di partite, questo tipo di sconfitte. Partita da dimenticare subito, giovedì ce n'è un'altra, non serve neanche che ve la dica, lunedì ce n'è un'altra ancora, ve la ricordo, è quella a Torino contro i ragazzi di Giampaolo e alcuni li conosciamo molto bene. Aspetto i vostri commenti qui sotto e ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, seguiteci sulle nostre pagine Instagram e Twitch, Meme of Sampdoria.